Ciao ragazzi, bentornati. Per chi si fosse appena collegato, questo è il secondo episodio del corso Python per principianti. Io mi chiamo Fabio e sto registrando questo video corso per tutti gli italiani costretti a casa per via del coronavirus. In questo episodio proseguiremo con le strutture di dati di base e seguiremo e studieremo una serie di metodi disponibili per ciascun tipo di questi dati. Inizieremo dalle liste. Cos'è una lista? Una lista è una sequenza di elementi. E una lista può contenere diversi tipi di elementi dello stesso tipo o di tipo diverso. Solitamente una lista contiene elementi dello stesso tipo, ossia tutte stringhe, tutti i numeri, altre liste o altri tipi di dati come vedremo a breve come tuples e dizionari. Allora, iniziamo a con il definire la nostra prima lista. Allora, se una lista viene definita mettendo i suoi elementi all'interno di parentesi quadre, creiamo una lista di numeri 20, poi possiamo mettere 33, 45, 12, e questa lista di numeri per praticità la assegniamo ad una variabile chiamata numeri. Poi possiamo anche, come ho detto prima, può contenere diversi tipi di dati questa lista, quindi possiamo creare un'altra lista con dei nomi. Preferibilmente gli elementi devono essere dello stesso tipo, ma possono contenere anche altri tipi di dato. Quindi facciamo una lista di stringhe, Serena, poi mettiamo Mario. E poi non lo so, Luigi, boh, Elisa, chi è Elisa? Non lo so. Allora, se adesso utilizziamo la nostra funzione print su la variabile numeri che abbiamo definito poco fa, vedremo che avremo come risultato la nostra lista di numeri. Eseguiamo il nostro codice con premendo il pulsante run code e questa è la lista che otteniamo: 10, 20, 33, 45 e 12. Come ho detto nel primo esempio abbiamo creato una lista di numeri. Possiamo anche stampare la seconda lista, ovvero i nomi, e otterremo qui nell'ultima riga tutti i nomi che abbiamo definito qui sopra, esattamente come li abbiamo definiti. Come ho detto, le liste sono delle sequenze di elementi. Le liste sono mutabili, ossia questi elementi all'interno della lista possono cambiare, li possiamo cambiare. Quindi includiamo gli elementi della lista all'interno di parentesi quadre e li separiamo con una virgola. Questa è la sintassi per definire una lista. Possiamo effettuare vari tipi di operazioni su una lista. Trovare la posizione di un elemento che si chiama indexing. Una lista parte da comincia cominciamo a contare gli elementi di una lista dal numero 0, che sarebbe il primo elemento che troviamo. Non sarà 1, ma sarà 0, 1, 2, 3, 4 e così via per tutti gli altri elementi della lista. Quindi possiamo poi utilizzare un altro metodo chiamato slicing, ovvero dividere una lista ed ottenerne una copia. Quindi vi faccio vedere in un momento quello che intendo. Possiamo anche estenderla, ovvero estendere questa lista con quest'altra e creare un'unica lista che contiene sia i numeri che i nomi abbiamo definito qui sotto. Possiamo cambiare il valore di un elemento all'interno della lista, quindi se vogliamo cambiare l'ultimo nome da Lisa a Maria possiamo farlo perché la lista è una sequenza di elementi mutabili. Inoltre possiamo aggiungere nuovi elementi o rimuovere quelli che non vogliamo. Vediamo come utilizzare come prima cosa il metodo slice. Per
Vediamo qui sotto, per ottenere una porzione della lista. Allora, utilizzo il metodo print, così che la nuova lista viene stampata nello schermo. Poi prendo la lista nomi e la sintassi è questa praticamente. Apro le parentesi quadre. All'interno della parentesi quadra seleziono l'indice dell'elemento da cui voglio far partire il mio slice, quindi la mia nuova lista. Se io qui scrivo 1, otterrò un elemento della lista, in questo modo ve lo mostro, otterrò solamente un elemento della lista, quindi Serena, posso selezionare un elemento della lista semplicemente mettendo l'indice dell'elemento che voglio prendere all'interno delle parentesi quadre. Se voglio tutti gli elementi successivi, compreso Serena, quindi compreso il numero 1 in poi, utilizzo questa sintassi. Questo mi darà una nuova lista che contiene gli elementi Serena, Mario, Luigi e Elisa, escludendo il primo elemento che si trova nella posizione 0. Se e viceversa, facendo l'operazione inversa, nomi. Quindi viceversa otterrò solamente il primo elemento, perché nel primo caso la nuova lista conterrà il primo elemento, mentre nel secondo caso la lista partirà, includerà solamente gli elementi precedenti all'indice che io ho selezionato, quindi tutti gli elementi precedenti l'indice 1, quindi per farvi capire. Questo è l'indice 0, questo è l'indice 1, questo è nell'indice 2, questo è nell'indice 3 e questo è nell'indice 4. Quindi stessa cosa, se io faccio così, parto dalla posizione 3 per esempio. Quindi otterrò quali nomi? Luigi ed Elisa, ok? E viceversa. Otterrò i nomi che precedono Luigi, quindi Fabio, Serena e Mario. Quindi in posizione 0, posizione 0, posizione 1, posizione 2, posizione 3, posizione 4, quindi dalla posizione 3, esclusa la posizione 3, otterrò questi, mentre dalla posizione 3 in poi otterrò questi due. Questo si chiama slicing in inglese. Se invece voglio ottenere i numeri, i valori contenuti nella lista, per esempio solamente l'1 e il 2, posso inserire un secondo indice successivamente o precedentemente o prima o dopo i due punti e otterrò solamente quei valori che voglio selezionare dalla lista. Allora, quindi dalla 2 alla 4, quindi otterrò dall'indice 2 all'indice 4 otterrò Mario e Luigi. Per quale motivo? Perché l'indice 2 è compreso, ma l'indice 4 è escluso, quindi fino all'indice 4, indice 4 non incluso. Se voglio anche l'indice 4, seleziono un elemento in più che non è incluso nella lista, quindi escluso l'indice 5 che non esiste in questo caso, quindi otterrò il 4, il 3 e il 2, l'elemento 4, l'elemento 3 e l'elemento 2. Poi vediamo un po', possiamo estendere la nostra lista. Come facciamo ad estenderla? Utilizzando semplicemente il segno più possiamo combinare le due liste. Quindi se noi creiamo una nuova variabile, numeri e nomi, e gli assegniamo nomi, numeri più nomi.
in questo caso se ne facciamo print numeri e nome, otterremo la lista dei nomi, dei numeri. Successivamente a lei otteniamo la lista dei nomi che abbiamo definito qui. E in questo caso, in questo modo la estendiamo, quindi creiamo una lista che comprende due liste, essenzialmente. Se vogliamo invece rimuovere degli elementi dalla lista, cosa possiamo fare? Allora, per rimuovere degli elementi dalla lista, potremmo semplicemente fare così. Allora, prendiamo gli elementi dal 2 al 5 della lista nomi, o anzi, prendiamo la nuova lista, che è una lista che comprende nomi e numeri, e diciamo che vogliamo togliere dalla lista gli ultimi due numeri e i primi due nomi. Quindi faremo una selezioneremo la nostra lista numeri e nomi, poi creeremo uno slice di questa lista, quindi vogliamo prendere questa fascia qui di elementi, quindi punto 0, punto 1, punto 2 li escludiamo, quindi partiamo dal punto 3, quindi 3. E poi, quindi 3, 4, 5, 6, al punto 7, 7 escluso. Quindi in questo caso otteniamo, stampiamola così la visualizziamo. In questo caso otteniamo gli elementi che vogliamo, ok? Ma ora se noi li vogliamo eliminare, gli assegniamo una lista vuota, poi la ristampiamo e vediamo che la nostra nuova lista in questa riga non contiene più gli elementi che prima avevamo selezionato, quindi 45 e 12 non ci sono più, Fabio e Serena non sono più contenuti nella lista, e in questo modo rimuoviamo gli elementi. Quindi per ricapitolare quello che abbiamo visto fino adesso, allora questa, ok, queste sono le liste, creare una lista, ok, in questa sezione abbiamo visto una serie di operazioni che possiamo fare, quindi operazioni sulle liste, e queste includono lo slicing, quindi slice, anche questo equivale allo slice, tutte queste sono uno slice della lista, ok, poi le abbiamo combinate, abbiamo esteso la lista. Ok, questo lo aggiungiamo qui. Abbiamo in questo punto rimosso una sezione dalla lista. Poi vediamo come rimuovere, svuotare la nostra lista completamente. Quindi possiamo prendere la nostra nuova lista numeri e nomi e selezioniamo tutta la lista. E come la selezioniamo? Utilizziamo il metodo slice ma senza mettere gli indici, quindi utilizziamo le parentesi quadre e i due punti solamente. Questo stampa, questo ci dà come risultato la lista intera, ve lo mostro. La lista intera ovviamente è questa che abbiamo modificato qui, quindi tutti i nomi e numeri, esclusa quella sezione che abbiamo rimosso, quindi dal punto 3 al punto 7, dall'index 3 alla 7, e togliamo lo statement print perché ora non serve,
e in questo caso la svuotiamo in che modo? Semplicemente assegnando l'intera lista ad una lista vuota. E ora se noi stampiamo di nuovo la lista numeri e nomi, otterremo una lista vuota. Ok? Ci sono ovviamente molte altre cose che possiamo fare con le liste. Una serie di funzioni che il linguaggio Python ci offre di base e che possiamo utilizzare su ogni tipo di elemento, mentre alcune sono specifiche a un determinato tipo di dato. Quindi, come in questo caso, avremo una serie di metodi e funzioni specifiche, una serie di metodi, perché in questo caso li chiamiamo metodi specifici al nostro oggetto lista, quindi alla nostra lista. E praticamente, mentre per esempio le funzioni che abbiamo visto prima, len per ottenere, quindi la funzione len per ottenere la lunghezza di una lista o la lunghezza di una stringa di testo, in questo caso la possiamo utilizzare, quindi è una funzione generica e la possiamo utilizzare su vari tipi di strutture di dati come le stringhe e le liste. Altre funzioni come la funzione append sono funzioni specifiche dedicate alle liste. Come vedete infatti nella mia IDE, nell'editor di testo, in questo campo la funzione append viene evidenziata in giallo con questa linea zigzag, come dire, c'è un errore, non va bene, mentre quest'altra no. Quindi se io per esempio prendo la lista di nomi che ho definito qui sopra e la uso all'interno della funzione len, otterrò la lista, il numero, utilizziamo la funzione print, vedete questa print è un'altra funzione generica che possiamo utilizzare per ogni tipo di struttura per ottenere un risultato, otterremo un risultato che è il risultato 5, mentre che sarebbe la lunghezza della lista nomi, quindi abbiamo quanti elementi all'interno della lista nomi? 5, 1, 2, 3, 4, 5 e infatti in questa riga abbiamo come risultato il numero 5 che equivale a questa funzione che abbiamo scritto qui. Mentre in quest'altra riga abbiamo un errore, quindi la riga 5 abbiamo un errore perché il nome append non è definito perché non equivale a nulla. Perché, come ho detto poco fa, alcune funzioni sono specifiche relative a determinate strutture di dati. Quindi prendiamo la funzione nomi. La nostra lista nom di nomi e come facciamo a vedere quali sono i metodi abbinati a questa lista, quindi all'oggetto lista? Semplicemente digitando un punto dopo la nomi, ecco, digitando un punto successivamente vediamo che appare un riquadro con una lista di funzioni che possiamo utilizzare relative alla nostra lista. Quindi in questo caso troviamo il metodo append, extend, remove, sort, pop, clear, copy, count e così via. E ce ne sono abbastanza. Questi sono dei metodi speciali che vengono utilizzati dalle stesse funzioni che abbiamo visto qui. Quindi alcune di queste utilizzano alcuni di questi metodi speciali. Cominciamo da vedere come possiamo utilizzare questi metodi che vengono forniti direttamente dal linguaggio e iniziamo dal metodo append. Quindi cosa fa append? Aggiungiamo allora, il metodo append aggiunge un elemento alla nostra lista. Quindi abbiamo una lista di nomi, abbiamo definita qui sopra, che contiene 5 elementi. Adesso aggiungiamo un nuovo elemento
non lo so, un nome, Carlo, e poi stampiamo nuovamente la nostra lista di nomi e vediamo che il nome Carlo viene aggiunto alla fine della nostra lista. Quindi il metodo append cosa fa? Essenzialmente aggiunge un nuovo valore, un nuovo elemento alla fine della lista in questione. Quindi in questo caso abbiamo applicato il metodo append alla lista nomi, che è una variabile che contiene questa lista qui, e abbiamo utilizzato il metodo append per aggiungere alla fine della lista il nome Carlo. Carlo è una stringa in questo caso e la stringa viene aggiunta alla fine della nostra lista. Quando la stampiamo otterremo una lista che contiene tutti questi nomi. Ok, questo è il risultato di questa operazione che facciamo qui. Come ho detto prima, la funzione generica len può essere utilizzata per calcolare la lunghezza di una sequenza. Quindi in questo caso, se la applichiamo alla nostra variabile che contiene la lista, la nostra variabile nomi che contiene questa lista, otterremo il numero di elementi che la lista contiene. Ci sono anche altre funzioni che possiamo utilizzare sulle liste, come abbiamo visto poco fa, e tra queste c'è il metodo pop. Il metodo pop, lo vediamo subito, rimuove un elemento dalla lista, dalla fine della lista in realtà. Alla fine di una lista, quindi prendiamo nuovamente la nostra lista di nomi, utilizziamo pop. Vedete a destra di questo riquadro, quando selezioniamo il metodo che vogliamo utilizzare, ci appare un ulteriore riquadro dove ci viene spiegato a seconda della funzione che selezioniamo, cosa fa questa funzione. Quindi estende la lista aggiungendo elementi, in questo caso è il metodo extend, aggiungendo elementi da un iterabile. Quindi un iterabile è una sequenza di qualcosa, di elementi. Mentre pop vediamo che rimuove un oggetto dalla lista. Quindi vediamo come rimuovere questo. Vediamo come rimuovere un oggetto da questa lista. Allora, se facciamo nomi pop, cosa succederà? Vediamo un po'. Poi stampiamo nomi. E vedete, allora, prima la lista conteneva 6 nomi, l'ultimo nome era Carlo. Una volta che alla riga 112 ho applicato la funzione pop, dalla mia lista il nome Carlo viene rimosso, perché come ho detto prima scusate, come ho detto prima, la funzione pop rimuove dalla nostra lista l'ultimo elemento. Sono andato dark, sì. Fatemi un attimo aggiustare, scusate ragazzi, devo aggiustare un attimo i colori qui che non mi vedo più. Allora, questa parte poi magari la tagliamo dal video. Ok. Allora, mi vedete adesso? Sì. Non benissimo, però mi vedete. Vediamo un po' se posso aumentare un po'. Sì, ok, per ora dovrebbe andare. Proseguiamo. Allora, abbiamo visto come rimuovere un elemento dalla lista utilizzando pop. Ci sono ovviamente altre funzioni che possiamo utilizzare, altri metodi. Poi vi spiegherò perché utilizzo una volta la parola funzione e una volta il metodo. Brevemente, una funzione è una funzione generica, mentre un metodo è una funzione che viene utilizzata
su un certo tipo di oggetto che appartiene a un tipo di oggetto. Un oggetto è essenzialmente ognuno di questi elementi che abbiamo visto fino adesso, di questo strutturatore di dati, è un oggetto. Poi vedremo gli oggetti più avanti nel corso. Allora, ci sono molte altre operazioni che possiamo effettuare, come abbiamo visto poco fa, sui nomi, quindi pop, extend, insert. Vediamo per esempio il metodo insert. Il metodo insert inserisce un oggetto prima di una determinata posizione. Quindi, se in questo caso io dico che voglio inserire nella posizione 0 un nuovo nome che sia, non lo so, un nome Carlo, Mario, Luigi, Valerio. Ok, quindi adesso ristampiamo la nostra lista di nomi e vediamo che Valerio viene inserito come primo elemento della nostra lista. Se io il nome Valerio lo voglio inserire nella posizione 6, la posizione 6, vediamo 0, 1, 2, 3, 4, non esiste in realtà. Vediamo un po' che succede. Il nome Valerio viene inserito alla fine della lista. Se io lo metto nella posizione 66, il nome Valerio viene sempre inserito alla fine della lista. Quindi, se l'indice che io inserisco non esiste perché è troppo grande, quindi è fuori dal raggio della nostra lista, viene inserito come ultimo valore. Allora, lasciamo al numero 6 e passiamo alla prossima struttura di dati. La prossima struttura di dati, ce ne sono due, che vedremo in questa parte del corso, sono chiamati tuples e dizionari. In inglese tuples e dictionaries. Un tuple è essenzialmente un set di elementi che al contrario delle liste è immutabile, mentre un dizionario, in inglese dictionary, come ho detto prima, è un set di elementi con chiave descrittiva e valore associato, e questi sono mutabili. Allora, iniziamo dai tuples. Dizionari. Allora, iniziamo dal tuples. Definiamo un tuples scrivendo i suoi elementi all'interno di parentesi tonde e li separiamo con una virgola. Allora, vediamo un po' come possiamo iniziare. Vediamo tuples. Allora, iniziamo dai tuples e definiamo un tuples che, vediamo, user, stato utente. Allora, questa variabile dovrà contenere il nome dell'utente e se l'utente è connesso o meno, quindi vero o falso. Apriamo delle nostre parentesi. Il primo elemento quindi sarà il nome dell'utente, quindi mettiamo Fabio, e il secondo elemento sarà se l'utente è connesso o meno, quindi vero o falso. In inglese true. Quindi all'interno come abbiamo visto qui, un tuples può contenere ogni tipo di elemento, inclusi altri tuples. Ha anche esso, come abbiamo visto prima per le liste, anche lui una serie di funzioni e metodi che possiamo utilizzare specifici al tuples, oppure, come abbiamo detto prima, alcune funzioni come la funzione len, se la utilizziamo sul tuples ci dovrebbe dare come risultato, se la dobbiamo inserire all'interno di un'altra funzione print, perché altrimenti il nostro file quando lo eseguiamo non fa nulla. Quindi ci dice che il nostro tuple stato utente contiene due elementi. Questi elementi sono Fabio e True e li vedremo successivamente. Quindi proviamo a stampare il tuple.
se vogliamo ottenere un elemento del tubo, vediamo successivamente quando arriveremo nella sezione di strumenti di controllo del flusso con i loop, vediamo come iterare, ovvero iterare, non lo so se c'è un altro modo per dirlo, vedremo come scorrere all'interno del nostro tubeless, ma anche all'interno delle nostre liste o anche all'interno di una stringa e estrarre ciascun elemento e quindi visualizzare ogni singolo elemento della lista del tubeless o di altri tipi di strutture di dato. Allora, come ho detto, ha alcune funzioni fornite di base, vediamo in alcune. No, questo non è stato utente, quindi se successivamente alla variabile che contiene il nostro dubless facciamo seguire un punto, vediamo che troviamo una serie di metodi. In questo caso i metodi di base sono pochi, gli altri sono metodi speciali che non vedremo. Allora, i primi due sono index e count, quindi count, come potete immaginare, conta qualcosa, quindi che cosa? Conta quante volte un elemento è contenuto all'interno del tuple, mentre l'altro metodo, index, trova l'indice di un valore contenuto nel nostro tuple. Quindi iniziamo dall'indice. Allora, il nostro indice accetta degli argomenti, quindi questo è un metodo, accetta due argomenti, vediamo la spiegazione che ci dà il nostro editor, e dice che il primo valore deve essere del primo elemento, quindi il primo parametro deve essere un valore, quindi in questo caso sarà Fabio. Voglio l'indice di Fabio all'interno del nostro tuples. Poi abbiamo altri due parametri che in realtà sono opzionali se non sbaglio e sono inizio e fine, quindi da che punto vogliamo partire, da che punto vogliamo finire. In questo caso non li guardiamo e se stampiamo questo metodo, il risultato di questo metodo, quindi mettiamo questo metodo all'interno della funzione print per ottenere un risultato, vediamo che Fabio è l'indice 0. Se io voglio anche l'indice della... Andiamo un po'. Abbiamo anche un altro valore, quindi abbiamo un valore true e vediamo che è nella posizione 1. Ovviamente può contenere non solamente due elementi, ma può contenere anche altri elementi, ad esempio un numero. Quindi se io in questo caso abbiamo cercato l'index di Fabio, in questo caso abbiamo verificato, stiamo cercando di capire quanti elementi ci sono all'interno del nostro tuple e quindi vediamo che stato utente non è definito, per quale motivo. Perché probabilmente avevo inserito una parte di codice e ancora non avevo salvato il file. Allora, vediamo, in questo caso il nostro primo valore è 3, quindi in questa riga 123 vediamo che abbiamo utilizzato la funzione len per vedere quanti elementi sono contenuti all'interno di questo tuple che è salvato nella variabile stato utente e ci sono tre elementi, poi li stampiamo e quindi vediamo che contiene Fabio, una stringa, true che è un boolean, 12 che è un numero e successivamente possiamo vedere che utilizzando il metodo index possiamo vedere a che indice ognuno di questi elementi si trova. Quindi se io in questo caso metto 12 otterrò
un 2, quindi elemento 0, elemento 1, elemento 2, perché anche il tuple, come le liste, inizia a contare dal numero 0, 0, 1 e 2. Se invece inserisco un valore che non esiste, cosa succederà secondo voi? Otterrò un value error, che significa che x, in questo caso è uno dei parametri è l'indice che ho passato al metodo, quindi il valore del parametro che ho passato per il metodo index, no, non è nel tuple, quindi non esiste, e quindi otterrò un errore. Cosa possiamo fare ancora? Vediamo un attimo. Allora, indice count, abbiamo utilizzato la funzione count? No. Allora, possiamo utilizzare la funzione count. Quindi, stato utente, punto, count. Quante volte Fabio appare all'interno del nostro tuple? Una volta, il nostro ultimo valore. Se io aggiungo un'altra volta Fabio, vediamo che il nostro risultato cambierà, infatti diventa 2. E così via per qualsiasi parametro che passiamo all'interno di questo metodo. Allora, torneremo più tardi negli episodi successivi a vedere nello specifico ognuno di queste strutture dati. È quello che possiamo fare utilizzando gli strumenti di controllo del flusso. Per ora passiamo all'ultimo tipo di dato, che sarebbero i dizionari, quindi dizionari in inglese dictionary. Allora, che cos'è un dizionario? Come ci dice la parola, prende il nome proprio dal vocabolario, dal dizionario. Nel vocabolario che cosa avete? Avete una parola e poi avete la descrizione di quello che è questa parola. Quindi la parola in questione, in questo caso per un dizionario, viene chiamata chiave, mentre la descrizione della parola è chiamata valore. Quindi è una struttura composta da due elementi, una chiave e un valore. Questi due elementi sono separati dai due punti, e per creare un dizionario utilizziamo le parentesi graffe. Allora, vediamo come creare un dizionario utente. Creiamo una variabile, la chiamiamo utente, gli assegniamo un dizionario. Allora, in questo caso il dizionario è vuoto. Se io lo stampo, non succede nulla, abbiamo un dizionario vuoto, ok? Inseriamo una serie di elementi all'interno di questo dizionario. Vediamo, possiamo creare una chiave nome utente, nome utente, separiamo la chiave dal valore con i due punti e assegniamo una stringa a questo elemento e diciamo che la stringa è Fabio. Poi, per separare ogni elemento del dizionario, quindi un dizionario può contenere vari elementi, ogni elemento ha una chiave e un valore. Il valore può essere di qualsiasi tipo, compreso altri dizionari, liste, eccetera. Quindi un dizionario, numeri, quindi vari tipi di strutture di dati può contenere. Adesso definiamo un altro valore, che è l'età. Lo scrivo in inglese perché età è anche questo. E mi piace scriverlo così. Username Fabio, age 40, ragazzi. Vediamo un po', professione, mettiamo job, che è corto, scriviamo developer. Ok, abbiamo definito un dizionario. Gli elementi del dizionario, se preferite scriverli
e tutti in una riga, ma se il vostro dizionario diventa abbastanza lungo potete separarli, ogni elemento su una riga. In questo modo. Anche questo è consentito dal linguaggio. Quindi abbiamo definito un dizionario chiamato utente. Adesso se noi stampiamo il dizionario, prima era vuoto, adesso abbiamo un errore, utente not defined. Riproviamo. Ok. Vediamo che abbiamo un dizionario che contiene esattamente gli elementi che abbiamo definito qui, quindi Fabio per username, age 40, job developer. Quindi a sinistra abbiamo detto che c'è la chiave, in inglese key, e quindi questa è la key e questo è il value. Ve lo dico anche in inglese perché alcuni metodi che poi vediamo a breve, specifici del dizionario, utilizzano una terminologia in inglese. Praticamente possiamo accedere, a sinistra abbiamo detto che c'è la chiave, a destra c'è il valore, possiamo accedere al valore di un elemento usando la chiave che contiene, utilizzando prima ovviamente la variabile che contiene il dizionario e poi la chiave. Allora, come facciamo? Allora, come facciamo? Prendiamo la nostra variabile, utente, non questa. Utente. Allora, per accedere a un elemento utilizziamo, come abbiamo visto per le liste, le parentesi quadre. All'interno delle parentesi quadre specifichiamo la nostra chiave, quindi cosa vogliamo estrarre dal dizionario. Diciamo che vogliamo prendere il lavoro. Semplicemente così abbiamo preso il lavoro. Quindi se noi stampiamo questa riga, otterremo un errore, ma no, non otteniamo l'errore. A volte quando non avete salvato il file e lo eseguite, otterrete un errore, ma se avete fatto tutto correttamente, l'errore va via una volta che salvate il file e salvate il file, quindi rieseguite il codice. Quindi vediamo che in questo arrivo 144 abbiamo estratto il lavoro dal dizionario utente, la chiave del valore, la chiave del dizionario, job ha come valore developer e quindi così le estraiamo. Quindi proviamo a prenderne un'altra, print utente, parentesi quadre. Quote e prendiamo l'username, il nome dell'utente. Quindi adesso secondo voi cosa succederà? Avremo due risultati alla fine quando eseguiamo il codice Fabio developer. Così funziona anche per tutti gli altri elementi contenuti nel dizionario. Possiamo aggiungere, assegnare nuovi valori ad ogni elemento del nostro dizionario, possiamo rimuoverli, possiamo anche verificare se una certa chiave è contenuta all'interno del dizionario, usando la parola chiave in. Vediamone alcune così che familiarizziamo con il dizionario un po' di più. Allora, per creare il dizionario abbiamo detto che utilizziamo, quindi creare. Abbiamo detto che ad una variabile assegniamo il dizionario per praticità, perché così poi riutilizziamo la variabile per estrarre elementi, aggiungerne e lavorare sul nostro dizionario direttamente utilizzando, sfruttando la variabile. Quindi definiamo nazioni. Allora, nazioni è un dizionario che contiene il nome della nazione, quindi Italy. E il prefisso telefonico. Se non sbaglio è 39 per l'Italia.
gli altri probabilmente li metto a caso perché, eccetto quello dell'Italia e quello dell'Inghilterra, non li so. Vediamo un po', UK è 44, poi non lo so, Olanda. Boh, 40? Vabbè, non ha importanza, per questo esempio va bene così. Allora, così abbiamo creato un dizionario. Poi, aggiungiamo elementi. Allora, come abbiamo detto prima, no, non l'abbiamo ancora detto, possiamo aggiungere elementi. Come lo facciamo? Lo facciamo in un modo simile a quello che abbiamo utilizzato per, come si chiamano, per le liste. Allora, prendiamo la nostra variabile, tra parentesi quadre, inseriamo il valore della nostra nuova chiave, quindi Germania, per esempio, poi gli assegniamo un valore, quindi alla Germania, non lo so, 33. Quindi se adesso noi stampiamo di nuovo le nostre nazioni, vediamo che avremo un elemento in più alla fine del nostro dizionario, che è la Germania, con un numero che è il prefisso di 33. Poi, se vogliamo cambiare il valore, metti caso che abbiamo cercato su Google, abbiamo visto che la Germania non ha un prefisso, io non ho cercato, ma comunque per darvi l'idea, cambiare valori, prendiamo nuovamente la nostra variabile che contiene il dizionario e selezioniamo nuovamente la Germania e assegniamo alla Germania un nuovo valore, 30 per esempio. Quindi adesso, se noi stampiamo nuovamente il nostro dizionario con le nazioni, vediamo che la Germania non ha più il numero 33 assegnato, ma ha il numero 30. Quindi così cambiamo un valore del nostro dizionario. Ovviamente non po possiamo fare di più, come ho detto prima, possiamo anche rimuovere elementi. Tutto questo lo facciamo senza l'utilizzo di alcun metodo di base fornito dal linguaggio relativo ai dizionari, ma ci sono anche quelli e li vediamo dopo. Praticamente, se vogliamo rimuovere un elemento, utilizziamo la parola chiave del, che in inglese è un'abbreviazione della parola delete, quindi del, cancellare, e come facciamo a cancellare l'elemento? Prendiamo la nostra variabile di nuovo, tra parentesi quadre scriviamo la chiave dell'elemento che vogliamo rimuovere, quindi in questo caso cancelliamo l'ultimo che abbiamo messo, ma possiamo cancellare qualsiasi elemento che abbiamo nella nostra lista. In questo modo, se noi stampiamo nuovamente questo non va qui, il nostro dizionario che contiene le nazioni, vediamo che abbiamo un errore perché Germania non si scrive così. Quindi è importante, come vedete, basta anche un semplice typo, un errore di battitura, che otterrete un errore. In questo caso, vedete, ho ottenuto come errore key error perché Germania non esiste, è il rigo 159, quindi potete utilizzare le informazioni che il terminal vi offre per fare il debugging del codice, quindi vedere se c'è un errore e correggerlo. Adesso eseguiamo nuovamente il codice e vediamo che prima avevamo la Germania all'ultimo posto con il numero 30 come prefisso, e adesso abbiamo solamente tre elementi, quindi abbiamo cancellato l'ultimo elemento. Come facciamo? Abbiamo detto che possiamo anche verificare
Se un elemento è nel dizionario. Allora, come facciamo a verificare? Utilizziamo la parola chiave in preceduta dalla chiave che vogliamo verificare e seguita dalla variabile che contiene il nostro dizionario. Quindi vediamo se UK è contenuto all'interno del nostro dizionario. Come vedete da questo risultato qui sotto, la parola UK, la chiave UK è contenuta, è nella posizione 1 del nostro dizionario 0, 1 e 2. Quindi scriviamo UK in parola chiave nazioni. Ovviamente dobbiamo utilizzare la funzione print per ottenere un risultato e questo come risultato ci darà un boolean, ovvero vero o falso. In questo caso la parola chiave è contenuta, la chiave UK è contenuta all'interno del nostro dizionario, quindi otterremo il boolean true, che equivale a vero in italiano, che ci dice che questa chiave è contenuta all'interno del nostro dizionario. Questa cosa ci sarà utile successivamente, sempre quando vedremo nel prossimo episodio gli strumenti di controllo del flusso, e sarà molto utile perché vedrete che possiamo fare molte cose, molte più cose con le stringhe, con i numeri, con i dizionari, con i vari tipi di strutture dato in Python utilizzando gli strumenti di controllo. Allora, come abbiamo visto nel primo esempio, dov'è? Allora, nel primo esempio abbiamo visto come definire come creare un dizionario, quindi parentesi graffe, la parola chiave, la chiave del nostro dizionario, del nostro elemento del dizionario, seguita da due punti e dal valore che vogliamo assegnare. Questo valore può essere anche, come ho detto prima, una lista, può essere una stringa di testo, può essere un numero, può essere un boolean, può essere qualsiasi cosa. Ad esempio, se vogliamo, se invece che mettere un solo prefisso, non ha senso quello che vi sto per dire, ma per darvi l'idea, se invece di un singolo prefisso vogliamo metterne più di uno, il risultato del nostro dizionario, vedete, sarà la parola chiave Italia che contiene una lista con tre elementi. Quindi vogliamo come esempio utilizzare un boolean e eseguiamo il codice, vediamo che la nostra chiave Italia contiene true come valore, quindi all'interno ci può essere qualsiasi elemento. Riportiamo il 39, riportiamo la lista com'era. Allora, abbiamo visto come crearla, come aggiungere elementi, quindi le parentesi quadre, la chiave al suo interno, e poi assegniamo il valore che vogliamo attribuire alla nostra chiave, utilizzando ovviamente sempre la variabile a cui abbiamo assegnato il dizionario, in questo caso questa, nazioni, e il nostro nuovo elemento viene aggiunto alla fine della lista. Possiamo cambiare il valore. Quindi utilizzando la stessa sintassi sopra che abbiamo utilizzato in precedenza, possiamo assegnare un nuovo valore. Quindi, come abbiamo visto in questo esempio, il valore invece che 33 sarà 30, no, quando la stampiamo nuovamente. Poi possiamo rimuovere elementi, come abbiamo visto qui. Il nostro dizionario, invece che contenere anche l'ultimo elemento, Germania 30, conterrà solamente i primi tre. Poi possiamo verificare se un elemento è contenuto o meno, una chiave è contenuta o meno nel nostro dizionario, utilizzando la sua chiave e la parola chiave in, e questo ci darà come risultato un boolean, vero o falso, che indica se la chiave è contenuta o meno all'interno del dizionario. Allora, come dicevo prima, ci sono anche, come abbiamo visto per le liste,
i numeri, per le stringhe, ci sono anche una serie di funzioni di base che Python offre per la struttura dati di chiamata dizionario. Come abbiamo visto prima, se prendete la nostra variabile nazioni e aggiungete un punto, appariranno una serie di metodi che possiamo utilizzare. Li chiamo metodi, come ho detto prima, perché si riferiscono a un oggetto, che è in questo caso questa struttura di dati. La struttura di dati è un oggetto. Quindi metodo pop, update, clear, set default e keys sono alcuni di questi, ma ci sono anche copy, get per esempio, o items, values, che sono items, e keys sono tra i più importanti, possiamo dire. Vediamone alcuni. Ma poi comunque vi lascio un link nella descrizione del video che potete seguire per andare a leggere la documentazione ufficiale del linguaggio Python. Allora, utilizziamo come prima cosa, vediamo un po', utilizziamo come prima cosa il metodo pop per rimuovere un elemento dal dizionario. Il metodo pop lo rimuove dalla fine del dizionario. No, scusate, quello era applicato alle liste. Il metodo pop in questo caso rimuove l'elemento sulla base di una chiave che noi diamo. Quindi nazioni pop, e vediamo che accetta un parametro obbligatorio. Alcune volte le istruzioni fornite non è che sono proprio il massimo della chiarezza. D pop, in questo caso D sta per dizionario, pop, KND dovrebbero rappresentare due elementi che passiamo, quindi la chiave e D dovrebbe essere il valore. Allora, diciamo che qui vogliamo rimuovere dal nostro dizionario UK. Adesso stampiamo nuovamente le nazioni, il dizionario con le nazioni, e vediamo cosa accade. Vediamo che in questo caso abbiamo rimosso dal nostro dizionario, che era questo prima, conteneva tre elementi, adesso ne contiene solo due. Abbiamo rimosso l'elemento che sta nel mezzo, che era UK44. Questo era per rimuovere un elemento utilizzando il metodo pop. Se vogliamo, possiamo anche utilizzare un altro dei metodi forniti, che è il metodo clear. Scusate. E lo possiamo utilizzare per rimuovere tutti gli elementi dal dizionario. Quindi in questo caso abbiamo due elementi. Se noi utilizziamo il metodo clear, come vedete, non ha bisogno di alcun parametro. Adesso utilizziamo di nuovo la funzione print. No, non clear, print nazioni. Allora, e vediamo che otteniamo un dizionario completamente vuoto. Quindi abbiamo svuotato tutto il dizionario e all'interno non c'è più nulla. Vediamone un altro velocemente. Allora, il metodo che vediamo adesso è chiamato setDefault. Allora, il metodo setDefault. Questo metodo che cosa fa? Assegna un valore di base ad una nuova chiave che poi aggiunge al dizionario. Se la chiave non esiste, la aggiunge. Se invece esiste, quando eseguiamo il nostro codice, otteniamo il dizionario con il valore assegnato in precedenza con la funzione setDefault, quindi il primo valore che abbiamo assegnato. Vediamo come funziona. Nazioni, setDefault. Che chiave vogliamo? Adesso, come vedete, è qui il nostro dizionario era vuoto. Riaggiungiamo la nazione Italia e, separato da una virgola, quindi accetta due parametri questo metodo: la chiave e il valore di default che vogliamo assegnare
all'elemento del dizionario, la chiave. Quindi riaggiungiamo 44, stampiamo nazioni e vediamo un po'. Adesso il nostro dizionario prima era vuoto, adesso contiene un elemento con il 44, ma ho sbagliato, questo era 39. Ok, quindi in questo caso vedete che la chiave, quando abbiamo specificato la chiave Italia, quindi il primo parametro, e il valore di default che vogliamo ass assegnare, vengono aggiunti al dizionario e vengono inseriti nel dizionario, quindi viene settata la chiave e il valore. Se proviamo ad eseguire il codice, prefisso, allora vediamo un attimo, se proviamo a fare questo, nazioni, set default. Allora, se in questo caso non specifico il secondo parametro, stampo nuovamente nazioni, otterrò il nostro dizionario con il valore di base che è stato definito in precedenza. Quindi posso anche non passare il secondo parametro, se richiamo nuovamente la stessa funzione e non passo il nuovo parametro, vediamo che non succede nulla. Se invece lo cambio, vedete che una volta che stampiamo il dizionario, siccome è stato impostato in precedenza il set default come 39, in questo caso se lo rifacciamo, quindi se riutilizziamo la funzione nuovamente, non la possiamo utilizzare per cambiare il valore di una chiave che abbiamo già predefinito, ma per cambiarlo utilizzeremo, come abbiamo visto prima, questa sintassi qui, quindi tra le parentesi quadre la chiave e il nuovo valore. No, questo non ci serve, era solamente per farvi capire. E praticamente finora abbiamo imparato davvero tanto, bravi. Tuttavia abbiamo appena iniziato a scalfire la superficie delle strutture di dati e quello che possiamo farci utilizzando Python. Approfondiremo di più nei prossimi episodi. Per concludere questo capitolo c'è un'altra funzione che voglio mostrarvi e sarò breve. Praticamente la funzione che voglio mostrarvi è la funzione type. Questa funzione praticamente ci permette di sapere che tipo di elemento è contenuto all'interno di una variabile. Quindi se io assegno, copio un attimo e incollo perché l'avevo già scritto questo. Allora, se io creo una variabile nome, lo scrivo in inglese per il momento. Allora, assegno una variabile, creo una variabile nome, gli assegno la stringa Fabio, quindi questa stringa di testo. Poi stampo, per ora questo lo possiamo nascondere. Allora, stampo, utilizzo le funzioni print e type, e all'interno della funzione type scrivo la stessa stringa, ma non la variabile. Vediamo che ottengo questo risultato: class str. Str, come abbiamo visto prima, penso nel primo video, str si riferisce alla stringa, quindi mi dice che questo valore che ho passato qui è una stringa. Se io invece di passargli come valore una stringa gli passo un numero, vedete che il risultato cambia e ho un integer. Se il mio valore è un numero decimale, otterrò come risultato float. Se invece, fatemi lasciare questo come era prima, così abbiamo vari esempi. Se invece faccio la stessa cosa e metto un boolean,
vedete che otterrò come risultato questo è un duplicato, otterrò come duplicato come risultato bool che sta per boolean. La stessa cosa vale se io ho salvato il valore, quindi questa struttura dati l'ho salvata all'interno di una variabile e eseguo il mio codice. Vedete nuovamente l'ultimo risultato che questo si riferisce a questa riga di codice sarà stringa str perché il mio mi dice che questo valore è la struttura fa riferimento alla struttura dati stringa. Possiamo utilizzarla come con ciascuna delle strutture dati che abbiamo visto finora, sia se sono contenuti all'interno di una variabile o meno. Se non erro, prima abbiamo definito una serie di variabili, quindi possiamo utilizzare type per abbiamo definito un nome come lista, questo dovrebbe dare come risultato la lista, print abbiamo definito poco fa le nazioni, quindi print type nazioni e questo dovrebbe dare come risultato dizionario, quindi vedete da qui in poi abbiamo lista list e dict che sarebbe dictionary abbreviato class dictionary class list e questo ci dice che questi sono degli oggetti di tipo lista o di tipo dizionario di tipo stringa float integer eccetera. Allora quindi come abbiamo detto possiamo utilizzarli per qualsiasi tipo di per qualsiasi tipo di struttura che abbiamo visto poco fa, quindi stringhe, questo è un dictionary, no, questa è una lista, dictionary, questa è una stringa e questo è un boolean, questo dà come risultato un float. E questa è sempre una stringa, non ci interessa, però ve l'ho messo come esempio. Allora, come ultimo passo, prima di lasciarvi, ho pensato di introdurre, ci metto ancora un po' per finire. Sì, mi protraggo un po'. Mi protraggo. Allora, come ultimo passo, vediamo un'altra cosa. Allora, vediamo un po'. Abbiamo visto come utilizzare la funzione type, che è una delle funzioni built-in di Python. Adesso vorrei mostrarvi come utilizzare le comparazioni e a cosa servono. Prima di passare alla fase successiva dove vedremo cosa sono le funzioni, alcune delle funzioni di base fornite da Python, come definire le funzioni e altri capitoli del corso. In Python, come in molti altri linguaggi, ci sono come anche nella matica, abbiamo la possibilità di comparare due valori. Come li compariamo i valori? Allora, facciamo aggiungiamo un nuovo commento e vediamo. Allora, possiamo utilizzare il simbolo, questo simbolo per esprimere quando un valore è maggiore di un altro. Possiamo utilizzare quest'altro per esprimere quando minore di. Poi abbiamo un altro simbolo che è due volte il simbolo uguale. Che in questo caso si riferisce a uguale a. Poi abbiamo un altro simbolo che è
questo punto esclamativo uguale, che significa differente da, differente da, poi abbiamo minore o uguale. Uguale, poi abbiamo infine maggiore o uguale, maggiore o uguale. Vediamo come utilizzarli tramite l'interprete questa volta. Quindi nella mia riga di comando avvio l'interprete digitando Python 3. Questo l'interprete attivo e vediamo. Facciamo una serie di comparazioni di base. 10 è maggiore di 1, come risultato otterrò vero. 1 è maggiore di 10, come risultato otterrò falso. Poi stessa cosa all'inverso, quindi è 10 minore di 1, otterrò falso. 1 minore di 10 otterrò vero. Poi comparo due elementi, quindi 3 è uguale a 6, manca 5, falso. È 3 differente da 6, vero. Quindi il risultato di una comparazione ci dà un valore boolean, che possiamo utilizzare, come vedremo successivamente, per lavorare con gli strumenti di controllo del flusso, quindi che ci permetteranno di mandare il codice da una direzione o da un'altra a seconda del risultato di una determinata condizione. Quindi se una condizione è vera, il nostro codice eseguirà una determinata operazione, se la nostra condizione è falsa, ne eseguirà un'altra. Poi vediamo un altro esempio: è 20 maggiore o uguale a 19, e abbiamo ovvero perché 20 è maggiore di 19. Poi abbiamo un altro esempio, 8 minore o uguale a 20, e è vero perché 8 è minore di 20. Quindi questo ci tornerà utile successivamente con gli strumenti di controllo del flusso. Vediamo come ultima parte altri tre operatori che possiamo utilizzare e che sono AND, OR e NOT, che possiamo utilizzare per concatenare, quindi per verificare se una o più condizioni sono vere o false. Come li utilizziamo? Ve lo spiego utilizzando un esempio. Allora, all'interno di torniamo di nuovo nel nostro file. E definiamo alcune variabili, vediamo work age 18, age 40, pension age 75, name Mario. Allora, ho definito quattro variabili. Alla variabile workAge, età lavorativa, ho assegnato 18, age ho assegnato 40, pension age ho assegnato 75, name ho assegnato il valore Mario. Allora, come utilizziamo quello che abbiamo visto poco fa, quindi questi strumenti per comparare, questi operatori per comparare due valori? Utilizziamo uno degli strumenti di controllo del flusso, vi do una breve anteprima, per mostrare un risultato piuttosto che un altro a seconda di una o più condizioni, se una o più condizioni
sono vere o false. Allora, lo scrivo prima e poi vi spiego cosa fa. Allora, if age is equal or less, allora, se l'età è minore o uguale all'età lavorativa, stamperemo un determinato risultato. Altrimenti, age è maggiore della work age and not age maggiore or equal pension age, o faremo un'altra cosa, else if, quindi age è più grande della work age and age is equal or greater than pension age. Allora, ho definito tre condizioni che voglio verificare. Allora, nella prima condizione voglio verificare se l'età, quindi questa variabile che contiene l'età, è minore o uguale all'età lavorativa. Quindi in questo caso vorrò stampare un messaggio. Vediamo, lo copio perché ce l'ho già scritto. Quindi questo messaggio dice nome, quindi in questo caso Mario, A e età. Abbiamo convertito l'età, che è un numero, in una stringa per poterle concatenare, anni e deve studiare. Quindi in questo caso, se l'età è inferiore all'età lavorativa, il nostro soggetto non va a lavorare ma studia, quindi non mostriamo questo messaggio nel nostro programma. Poi se invece nell'età lavorativa, quindi la sua età è maggiore dell'età minima lavorativa e non è e l'età non è maggiore o uguale all'età pensionistica, pensionabile, non lo so, stamperemo un nuovo messaggio, ma prima di stamparlo facciamo un calcolo per vedere quanti anni gli rimangono di lavoro. Allora, nella prima riga ho calcolato quanti anni gli rimangono prima di andare in pensione, quindi ho preso l'età pensionistica, 75 in questo caso l'ho definita così, e gli ho sottratto l'età del nostro soggetto. Quindi poi ho utilizzato la funzione print per stampare un messaggio, quindi il programma, se l'età pensionistica è maggiore dell'età lavorativa ma non è in età pensionistica, stampo come messaggio il nome, quindi Mario ha 40 anni e lavora. L'età pensionistica è di età pensionistica 75 convertito in stringa. Gli mancano, di nuovo qui concateniamo la variabile years to retirement, quindi anni mancanti alla pensione, a cui viene assegnato come il valore di questa sottrazione, e vediamo che poi lo concateniamo a quest'altra stringa, anni alla pensione. Adesso vediamo subito qual è il risultato di questo programma. Infine, mettiamo che il nostro utente Mario è in età pensionabile, e quindi la sua età è di 75 anni o 76, 80, quello che sia, diciamo come messaggio stampiamo Mario è in pensione. Allora, se noi ora eseguiamo questo codice, vediamo subito il risultato e abbiamo un errore di sintassi da qualche parte. Usciamo dall'interprete e riproviamo. Ok, allora, adesso che abbiamo eseguito il nostro codice, il valore di age è a 40, quindi l'età è 40. Mario ha 40 anni e lavora. L'età pensionistica è di 75 anni, gli mancano 35 anni alla pensione. Se cambiamo il valore dell'età e lo mettiamo a 18, vediamo che il messaggio cambia. Mario ha 18 anni e deve studiare. Se invece mettiamo come valore 79, quindi 79 più
l'età pensionabile, e vediamo che Mario è in pensione, quindi il messaggio è cambiato. Quindi è più o meno tutto per questo video. Se siete arrivati fino a qui, complimenti, e poiché abbiamo già imparato molte cose e nei successivi video impareremo ancora di più. Fermatevi un po', riguardate questo episodio, quello precedente, e assicuratevi di aver capito tutto prima di passare al video successivo. Quindi, prima di andare avanti, ho preparato per voi 5 esercizi da completare e vi lascerò il link nella descrizione con le istruzioni. Per ora ve le mostro qui nello schermo. Allora, le ho qui. Allora, andiamo, guardiamo insieme gli esercizi che voglio che completate per il prima del prossimo corso. Allora, sono 5 esercizi semplicissimi, se avete tempo fateli e fatemi sapere se avete difficoltà nei commenti. Praticamente il primo esercizio è: scrivete una lista che contiene al suo interno una serie di numeri a caso e salvatela nella variabile i miei numeri. Poi il secondo esercizio è scrivere un dizionario che contiene al suo interno i nomi di un amico o familiari, nomi di amici e familiari come chiavi e la loro età come valori. Salvatela nella variabile famiglia. Poi il terzo esercizio è scrivere una variabile chiamata nome e assegnarvi il vostro nome. Al punto 4, quindi il quarto esercizio è effettuare le seguenti moltiplicazioni matematiche attraverso l'interprete. Come vi ho spiegato prima, l'interprete lo richiamiamo scrivendo nel terminal Python 3 e il nostro interprete partirà. Quindi tramite l'interprete dovete eseguire le seguenti moltiplicazioni. Moltiplicate 10 per 50, per 50, dividete il risultato per 5 e aggiungete 3 al risultato. Poi sommate 9 a 4 a 90, a 9 a 399, moltiplicate il risultato per 10 e dividetelo per 4. Poi quanto fa 10 alla sesta? Quindi trovate l'esponente, fate 10 alla sesta, quindi l'esponente di 10 alla sesta. Poi come prossima operazione verificate se 99 è maggiore di 4 e come ultima operazione, qual è il risultato di queste due operazioni? 9 modulo 3 e 9 divisione integer 3, quindi 9 diviso 3, quindi la divisione floor. Come ultimo esercizio, utilizzate la funzione print per stampare la variabile nome, la variabile i miei numeri, la variabile famiglia e il risultato di ognuna delle operazioni dell'esercizio precedente. Se avete qualsiasi difficoltà, riguardate le puntate precedenti e scrivetemi nei commenti se avete bisogno di aiuto. Ricordate che, una nota, allora, una stringa è un semplice blocco di testo tra quote singole o doppie. Un numero si scrive senza quote. Una variabile è una parola a cui assegniamo un valore utilizzando il simbolo uguale. Una lista si scrive tra parentesi, quadri, gli elementi sono separati da virgole. Un dizionario si scrive tra parentesi, graffe. La chiave e il valore sono separati da i due punti e ogni elemento è separato da una virgola. Nel prossimo esercizio poi vediamo come risolvere questi 5 esercizi insieme. Per ora è tutto, grazie di aver seguito questo episodio, se vi è piaciuto mettete mi piace, se c'è qualcosa che non è stata chiara fatemelo sapere nei commenti e grazie a tutti, buona serata.